Ad Ascoli restiamo adesso perché andiamo a conoscere la compagnia dei Folli che da 25 anni fa sognare il pubblico con coreografie e costumi da fiaba. Li ha incontrati per noi Barbara Marini. Alle pareti di questa stanza c'è uno spicchio di storia. Gli ultimi anni, gli ultimi spettacoli della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, una compagnia nata ormai 25 anni fa. Questo è un compleanno particolare. Com'è partita questa avventura? È un sogno che abbiamo iniziato appunto 25 anni fa, eravamo molto ma molto più ragazzi. E grazie a Dio ancora stiamo qui. Oggi per molti di noi è diventato un lavoro, insomma non è più un hobby come era all'inizio. In che direzione va la vostra ricerca? Quali Ma sicuramente è un teatro d'immagine. Tutto quello che può essere immagine, da proiezioni, situazioni aeree, danze verticali, cavi d'acciaio, palloni aerostati, trampoli, fuoco, chi più ne ha più ne metta. Ci vuole allenamento? Sicuramente sì. I cani dell'inferno, una delle ultime produzioni della Compagnia dei Folli di 2 anni fa, 15 rappresentazioni fino ad oggi, e questo è il laboratorio dove tutto prende forma. È molto importante il lavoro qui. Assolutamente, come certosini artigiani tiriamo su gli spettacoli dall'idea, dall'intuizione, diciamo, poi piano piano cresce con la produzione dei costumi, la produzione delle maschere, delle macchine sceniche fino allo spettacolo finale che da buoni ascolani facciamo sempre ad Ascoli, con queste belle piazze che abbiamo. Tanti spettacoli ad Ascoli, ma anche tanti spettacoli in giro per l'Italia. Siete stati ovunque. Fortunatamente sì, è il bello di questo mestiere, cioè quello di girare, fare spettacoli, conoscere gente e poi non ci siamo limitati solo all'Italia. Dove siete arrivati? In Sudafrica, in Algeria, 2 anni fa a Dubai, insomma stiamo girando il mondo portando l'immagine della Compagnia dei Folli e di Ascoli per il mondo. Questa, passatemi il gioco di parole, lo possiamo dire, è l'ultima follia della Compagnia dei Folli, questo teatro inaugurato ormai quasi 8 anni fa. Sì, più che follia, proprio è una pazzia totale. Pensare di investire i nostri soldi in un teatro, proprio la follia dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli. Però Un grande investimento per una grande passione, questa è una struttura che è diventata però un punto di riferimento per la città. Assolutamente sì, fortunatamente, era quello che volevamo, cioè portare la nostra esperienza in tanti anni che siamo andati in giro per il mondo, riportarla ad Ascoli, quindi far vivere la magia del teatro anche ad Ascoli, visto che abbiamo un solo teatro, quindi gli eventi non sono tantissimi e abbiamo allargato l'offerta, diciamo. La Sicilia è la prossima tappa per la Carovana dei Folli, ma potrete vederli anche nelle Marche nei prossimi mesi. Gli appuntamenti più vicini sono la festa d'autunno di Monte Monaco e il Natale di Grottammare.